un momento davvero particolare di grande attenzione, perché quanto tempo trascorriamo tutti noi le nostre giornate con la testa sopra i tablet, ma anche gli smartphone, dimenticandoci totalmente di tutto quanto ci circonda. È vero, le nuove tecnologie sono diventate per molti di noi delle vere e proprie gabbie dalle quali è difficile evadere. Però oggi vogliamo presentarvi un progetto che punta a farci disintossicare da telefonini e tablet, un progetto titolato per l'appunto Digital Detox, ed è un'iniziativa che oggi vi presentiamo in compagnia dei nostri ospiti che vedo già in collegamento. Il buongiorno a Marco Montalto e Francesco Parretta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, parliamo di Digital Detox. Montalto, tutti in realtà abbiamo sentito parlare della dieta detox. La dieta detox serve a depurare il nostro corpo, no? Per disintossicarlo da eventuali tossine. Però noi oggi, attraverso questo progetto, possiamo disintossicarci anche dagli smartphone, dai tablet. Cosa dobbiamo aspettarci? Ormai davvero trascorriamo molto tempo con i nostri telefonini. Esatto, è proprio così. Diciamo che, come lei dice, il termine detox è entrato oggi sempre più presente nelle nostre vite, e si tratta per l'appunto di eliminare le tossine. Si usa in ambito alimentare, però noi lo utilizziamo anche in ambito tecnologico, perché siamo praticamente intossicati oggi da tecnologia che, per quanto utile alle nostre vite, ci priva anche di tanti aspetti importanti, che sono soprattutto la riscoperta delle emozioni e di noi stessi. Quindi abbiamo ideato un percorso che su 28 giorni, su un calendario di 28 giorni, permette di staccarsi un minuto alla volta dai propri telefoni per riavvicinarsi a se stessi e magari alla gente che ci circonda. Beh, una bella e propria sfida. Parretta, entriamo proprio nel vivo di questo gioco, ma in realtà un gioco che serve per fare del bene a noi stessi. 28 giorni per disintossicarci un minuto di più al giorno ed allontanarci quindi dai tablet. Come dobbiamo giocare? Ecco, come funziona il progetto? Allora, sì, in cosa consiste? Certo, allora è un calendario di 28 giorni e ogni giorno è descritta un'attività che nel minuto in più di tempo in cui ci stacchiamo dal digitale e dalla tecnologia possiamo fare, appunto. Ogni settimana, quindi a distanza di 7 giorni, c'è poi l'apertura di un sacchettino. Nel sacchettino si trova uno strumento che possiamo utilizzare per i successivi giorni, per appunto predisporci a fare queste attività che sono state descritte. Ovviamente alla fine del percorso, man mano, andremo acquisendo sempre più convinzione e forza in noi stessi, e alla fine del percorso avremo anche un simpatico premio finale, che è un po' il simbolo del nostro messaggio, di dire: ok, la tecnologia è un fattore importante nella nostra vita, ma se la integriamo e la usiamo in maniera sostenibile, sicuramente vivremo meglio con noi stessi e anche con i nostri rapporti saranno più duraturi, perché avremo più tempo da destinare e da dedicare agli altri. Insomma, sono montate delle piccole sfide, no? E ogni sfida raggiunta prevede il raggiungimento di un piccolo premio per poi ricevere quello finale, quello del 28esimo giorno. Quello che abbiamo compreso è che ogni giorno abbiamo l'occasione per disintossicarci attraverso la conoscenza di noi stessi, momenti di relax, per allontanare le nostre teste dai device che sono puntualmente sempre lì presenti, ma soprattutto per ripercorrere anche quei momenti di socialità che purtroppo abbiamo anche oggettivamente vissuto in termini di distacco a causa della pandemia. Sicuramente, infatti ci tengo a precisare che il percorso può essere effettuato da soli, però anche in coppia o è per tutta la famiglia. Quindi ci teniamo a sottolineare questo aspetto, perché è importante. Abbiamo letto statistiche che sono drammatiche, cioè 3 persone su 5 preferiscono trascorrere il loro tempo più con i telefoni che con il loro partner o con la loro famiglia. Quindi andiamo sempre più centrati verso i dispositivi, però poche volte alziamo lo sguardo. Le attività sono semplici, si possono fare tanto in città quanto in casa, quindi voglio dire, non prevedono nessuna difficoltà in questo tempo, e gradualmente, senza stress, ai 28 giorni, attraverso anche un team di psicologi e sociologi, possiamo dire che si hanno tanti
tanti benefici in questo senso. E sì, fra questi momenti anche quello di conoscenza verso se stessi, ma anche di rapporto con la natura, per riuscire a condividere quei momenti dello cosiddetto nostro stadio naturale, che per l'appunto ci rimette in moto, in equilibrio, di serenità con il mondo. Tra l'altro, Parretta, l'aspetto della tecnologia è un qualcosa che sicuramente ha aiutato la nostra età moderna, ma nel momento in cui ce ne siamo appropriati un po' ci ha portato invece un po' più lontani. È realmente però possibile utilizzare le tecnologie in modo sano, non dimenticando, ecco, la nostra realtà, la nostra essenza? Assolutamente sì, e qui c'è un elemento chiave che è l'elemento dell'autoconsapevolezza, okay? Quindi questo programma, facendoci riconnettere con noi stessi, ci fa riconnettere con appunto il nostro io, un po' facendoci ritornare indietro, no? Quando eravamo bambini, dove eravamo autentici e ovviamente vivevamo tutte le nostre emozioni appieno, e questo è proprio lo scopo, quello di farci riscoprire le nostre emozioni attraverso i nostri sensi, e assolutamente noi siamo convinti che questo sia possibile. Siamo convinti che la tecnologia sia un qualcosa di straordinario, un grande successo della nostra epoca, ma anche che possiamo integrarla in maniera sostenibile per essere più felici. Esatto, in conclusione Montalto, un calendario, un percorso che culmina nel 28esimo giorno. Che cosa succede però in questo 28esimo giorno? Sono curiosa, che premio ci sarà, possiamo dirlo oppure no? Abbiamo detto che ogni settimana c'è una piccola sorpresa, un oggetto con il quale si andrà a svolgere un'attività, quindi 4 sorprese, e alla fine, sempre all'interno della scatola, un premio simpatico per chiudere in bellezza, diciamo, questi 28 minuti che speriamo siano sempre di più di disintossicazione e di riscoperta di se stessi. Velocemente, un premio. Come reperiamo Digital Detox? Mi scusi? Può essere acquistato direttamente sul nostro sito dexiu.com/it o anche semplicemente su Amazon scrivendo Dexiu Box, la scatola è acquistabile. Cosa volevamo aggiungere, Montalto? No, niente, questo, che speriamo che questo sia un regalo comunque utile, al passo con i tempi, e speriamo che questa nostra impostazione ludico-educativa del progetto dia risultati sempre migliori. Tra l'altro noi seguiteremo dopo la pubblicità a parlare ancora dell'aspetto digitale tecnologico che va purtroppo a ripercuotersi sulle famiglie. Poc'anzi detto anche da voi, Montalto, l'aspetto di un regalo che possa essere di condivisione familiare soprattutto. Sicuramente, soprattutto in vista delle feste di Natale. Tra l'altro l'idea è nata proprio dopo il Natale scorso, in cui tra pandemie e abuso del digitale si è notato che comunque le relazioni si erano un po' perse, quelli che erano i momenti di condivisione erano diventati soprattutto momenti di digitale, e quindi speriamo che in queste feste si torni un po' a stare tutti insieme in maniera sana. È vero, in maniera un po' più sana, un po' più amorevole, di condivisione effettiva. Non allontaniamo, non eliminiamo i tablet, semplicemente li allontaniamo nei momenti un po' più speciali. Grazie davvero per questo bellissimo progetto, grazie a Digital Detox, oggi presentatoci da Marco Montalto e Francesco Parretta. Grazie davvero. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live.